ciao a tutti! Allora, dunque oggi voglio fare una ricetta, cioè insomma un esperimento insieme a voi, non è proprio una videoricetta perché insomma c'è poco da insegnarvi, ma voglio fare un esperimento con voi che mi è venuto in mente. Voglio provare a fare uno smoothie salutare vegano con gli Oreo. Ora, io so che gli Oreo non sono salutari, però cioè, a parte quelli, il resto degli ingredienti che useremo per fare lo smoothie sono salutari. Quindi diciamo è un giusto compromesso tra salutare, meno salutare, insomma diciamo che in generale non dovrebbe essere uno smoothie che ci fa sentire troppo in colpa a mangiarlo. L'idea mi è venuta non cercando sul web, perché sinceramente non ho cercato nessuna ricetta di questo tipo, ma mi è venuta dopo che ho trovato questi al supermercato, gli Oreo Double, cioè quelli che hanno il doppio del ripieno all'interno, e quindi io mi sono subito detta che questo era un segno, perché significava che questi dovevano essere utilizzati per fare qualcosa di goloso, non potevano essere solo mangiati. E quindi mi è venuta in mente questa cosa. Praticamente gli ingredienti che ci servono sono veramente pochissimi: una banana, latte vegetale. Io utilizzo questo al cocco perché è delicato come sapore, quindi non mi va a coprire, a modificare il sapore delle altre cose. E gli Oreo, io ho preso questi Double, ma insomma anche quelli normali. E la banana deve essere congelata, io la congelo a spicchi, cioè a fettine, insomma sbucciata a fettine, perché poi è molto più semplice frullarla, ma vi assicuro che la consistenza è proprio quella di un gelato, e quindi è fantastica. Quindi per prima cosa prendiamo i nostri Oreo, ovviamente, e andiamo a dividere il dentro, insomma il ripieno dal biscotto. Oddio, guardate, no, cioè guardate quanto sono ripieni, cioè sono fantastici. E quindi diciamo che il ripieno lo metto dentro al contenitore dove andremo a fare la nostra cremina. E io direi a questo punto di prenderne per il momento 6. Penso che 6 possano andare bene. Cioè, la tentazione di mangiarli è veramente tantissima! Cioè, sono golosissimi! Sono una cosa fantastica. Allora, a me è venuta questa idea perché è da ieri che sto provando a fare praticamente gli smoothie con questa banana frullata. Ieri ho fatto il primo esperimento con uno smoothie tutto di frutta, con anche il padding di semi di chia, e mi è piaciuto tantissimo. E quindi ho pensato di evolvermi e di fare questa cosa così a idea mia. Poi magari questa vaniglia, perché comunque questo è molto vaniglioso, mischiata con la banana farà schifo. Però prendiamola così, diciamo, il mio video è utile, perché se viene fuori una cosa buona, vi ho dato un'idea per qualcosa di buono, non troppo schifoso come, diciamo, ingredienti, e che magari fa anche un po' di scena. E altrimenti il mio video, se viene una cosa schifosa, è comunque utile, perché vi fa capire di non ripetere l'esperimento che sto facendo io, perché è schifoso. Quindi il mio video comunque sia è utile. Io non so quanti li ho presi, ma chi lo sa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, sì, questo è l'ultimo. Sì, io direi 6 sono più che sufficienti. Quindi se voi utilizzate magari gli Oreo normali, che ne so, fatene 9. Perché veramente questi sono cremosissimi, ma tantissimo. Quindi, a questo punto qui ci mettiamo la nostra banana congelata. E praticamente è da ieri che sto congelando questa frutta,
ho un po' di mirtilli neri, di ribes, credo sia uno mirtilli rossi, boh, non so. Questa banana, insomma, li ho mezzo divisi per non farli unire. Comunque, questa è la mia banana, come vedete, congelata. Non diventa nera assolutamente, quindi mantiene anche il suo bel colore. E ora la andiamo a mettere qui dentro. A questo punto aggiungiamo un pochino di latte. E proviamo a frullare il tutto. Allora, ok, io ci tengo a farvi vedere la consistenza della banana frullata. Allora, se vedete un pochino di rosso non ci fate caso perché mi ci è finito un ribes rosso insieme alla banana. Allora, io vorrei farvi vedere la consistenza perché è esattamente quella di un gelato. Cioè, è fantastica. A questo punto facciamo una cosa. Allora, prendiamo intanto un bel bicchierozzo. Allora, andiamo a sbriciolare i biscotti, perché ovviamente io lo voglio fare anche carino. Ci proviamo, perché ieri quello che ho fatto con la frutta l'avevo fatto veramente carino. Vi invito ad andare sulla mia pagina, al mio profilo, insomma, Instagram, perché lì ci ho messo la foto e era veramente, e sono veramente orgogliosa. Perché poi il bello è stato che ieri mattina sono andata proprio anche a fare la spesa, ho comprato, ecco, il bicchiere questo trasparente che non ce l'avevo, ho comprato un po' di formine per tagliare la frutta, insomma, ho fatto un po' di spese sciocche. Allora, facciamo così, mettiamo in fondo al bicchiere un po' di Oreo sbriciolati. Ok, non sono proprio sbriciolatissimi, ma non fa niente. Poi mettiamo tutta la nostra bella cremina, che veramente, cioè, io mi auguro solo che sia buona, perché a vederla è, come vedete voi, veramente golosa, perché è proprio a gelato. Ma io ho resistito, non l'ho ancora assaggiata, perché lo voglio fare proprio nel video alla fine, quando avrò fatto tutta la mia bella composizione. Andremo anche ad assaggiare, così vi dirò com'è. E sarò sincera, perché se fa schifo ve lo dirò, non mi vergogno assolutamente. Quindi, sì, ma che sto facendo? Mamma mia, raga, sto fusa. Quindi andiamo a mettere tutta la nostra, guardate che spettacolo, che spettacolo. C'è anche il ribes rosso, che vabbè, almeno gli dà un po' di colore. Vabbè, lasciamo perdere, come al solito io faccio il video e faccio un disastro. E poi facciamo una cosa molto molto nuova che nessuno ha fatto mai, mettiamo un po' di Oreo sbriciolati anche sopra. Ma sì, abbondiamo. E un'altra cosa che nessuno ha mai fatto, mettiamoci anche un Oreo. E mi voglio rovinare, perché visto che il ribes rosso mi ha dato fastidio, metterò un po' di ribes rossi anche qui. Ma sì, rigorosamente congelati, perché così si mantengono belli, insomma non diventano mollicci, perché a me la frutta molliccia sinceramente non piace. Ok, quindi io direi che il nostro bel smoothie è fatto, e ora io direi che possiamo anche assaggiare. Non avevo messo a registrare, comunque sto assaggiando. Non lo so, adesso provo a sentire bene la crema. Si sente solo la banana, forse dobbiamo metterci più vaniglia.
però vabbè, è buono. Poi comunque anche insieme ai pezzettini di Oreo non è male. Io lo promuovo. Provate anche voi a farlo, perché è una merenda gustosissima, comunque non super super calorica, quindi ci può stare. Ed è un modo anche per mangiare la frutta, perché altrimenti magari passiamo, mangiamo uno snack, mangiamo qualcosa di più goloso rispetto magari a un frutto. Vabbè, considerando che è frutto della mia immaginazione, poteva andare peggio, visto che le mie idee molto spesso falliscono, sono fallimentari, poi lo promuovo. Quindi sotto trovate il link per tutti i miei social, soprattutto Instagram, vi aspetto e ci vediamo al prossimo video. Io spero che mi abbia fatto sorridere, tenuto compagnia, perché comunque vabbè è un video non super professionale, però vabbè, era per fare qualcosa insieme a voi e ci vediamo al prossimo video, ciao!